Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi nuovo video in collaborazione con Globeland. Realizzeremo insieme questo bracciale con il filo elastico e lo andremo a personalizzare con il segno zodiacale. In questo caso ho utilizzato il Sagittario e adesso in questo che faremo andrò a utilizzare il segno del Leone. Le chips non le avevo mai utilizzate e devo dire che mi piacciono molto come perline, anche se sono di forma irregolare. Peccato però che il foro non è larghissimo, quindi non ho potuto utilizzare quello che io chiamo grande ago, che facilita o meglio velocizza di molto il lavoro. L'ho utilizzato in passato. Se vi incuriosisce questa cosa, vi lascerò il link del video nell'info box, perché praticamente grazie a questo strumento si possono inserire direttamente le perline sull'ago e poi trasferirle tutte direttamente sul filo e quindi il lavoro si velocizza. Invece in questo modo devo andarle ad inserire una ad uno sul filo. E, il codice sconto per acquistare su Globeland è questo, Mari10, vi dà diritto ad uno sconto del 10%. Vi faccio vedere i vari codici dei materiali per le chips è questo, poi nell'info box vi lascerò i link e le utilizzerò in questa colorazione, un nero opaco, diciamo. Poi andrò ad utilizzare appunto, come vi ho detto, il segno zodiacale. Per il segno zodiacale, eccolo qui, stile argento tibetano. Oppure potete realizzarlo senza il segno zodiacale ed inserire diversi charm. Io potrei farlo in questo caso a tema musicale. Ve li ho mostrati nell'info box, non nell'info box, scusate, nel video unboxing. Quindi potrei fare anche questo, fare un semplice bracciale col filo elastico e inserire a posteriori poi questi charm a tema musicale. Però adesso mi piaceva l'idea di farli personalizzati con i segni zodiacali. Quindi, poi, dopo per rifinire il lavoro, utilizzo questo ago che ho trovato in merceria ed è molto molto utile per ripassare. Ho già tagliato il filo elastico, un pezzo, e quindi inizio con l'inserimento delle chips. Quindi, essendo irregolari, non vado a quale inserire, vado così a sentimento. Alcune chips sono più scure, altre più chiare. Qui. Diciamo che con tutte queste chips si arriva a realizzare un bracciale. Poi qui è capitata questa perlina spuria trasparente chiara, quindi la metto da parte. Comunque vi consiglio anche di andare a dare un'occhiata a quel video in cui ho utilizzato il grande ago, perché è veramente molto utile.
Poi il segno zodiacale lo inserisco all'ultimo, prima di chiudere. Anche se queste chips sono irregolari, mi piacciono molto lo stesso. Qui devo trovare il foro. Non lo vedo, quindi metto da parte. Qui dove sarà? Ecco qui. Vediamo, ci riprovo. Eccolo, trovato. Ovviamente poi sta a voi raggiungere la lunghezza ideale, ognuno sa. Io tra poco credo di esserci. Mal che vada, non vi annoio, stoppo il video e poi ritorno. Qui non trovo il foro, credo sia qui, ecco. Era un po' rotta. Ecco magari adesso stoppo il video, proseguo e ci troviamo tra poco. Ecco qui, ho raggiunto la mia lunghezza ideale, poi vado ad inserire per ultimo questo charm e poi vado a fare i nodini, stringo bene. Poi io con quest'ago, ecco qui, mi raccomando, stringete bene, se no si allarga. Io ovviamente con il telefono davanti faccio pasticci, poi mi infilo da un lato, scusate, così, da un lato qua, poi prendo l'altra estremità. E mi infilo dall'altro lato in modo che poi faccio incontrare i fili qui alle estremità in modo che poi faccio altri nodini e il bracciale non rischia di rompersi. Quindi questo è quanto, se vi va di dare un'occhiata all'unboxing dove vi ho mostrato anche il sito, vi lascerò il link nell'info box. Io adesso vi saluto e vi ricordo il codice sconto Mari10. Ciao a tutti!